Vittoria in volata per l'AMNBC Servizi, che bagna con un successo l'esordio in Serie B, riuscendo a piegare la pallacanestro Sestri per 88-86. Iniziano meglio gli amarantoli coach Evangelisti, che provano a scappare via nei primi minuti di gioco. Sestri però minuto dopo minuto trova i canestri per accorciare e alla prima sirena l'AMNBC Servizi si trova in vantaggio 21-16. Anche nel secondo parziale sono gli aretini a tenere testa avanti. Sestri però ha il merito di essere brava a sfruttare ogni piccolo errore amaranto. All'intervallo riesce a contenere lo svantaggio 41-46. Al rientro in campo dagli spogliatoi, l'AMNBC Servizi si fa sorprendere dagli avversari, che ribaltano rapidamente il punteggio. Negli ultimi secondi del terzo quarto, però, due triple consecutive di Zocca, di cui la seconda sulla sirena, riportano Arezzo con la testa in avanti. Moralmente, l'AMNBC Servizi recupera energie che permettono ai ragazzi di coach Evangelisti di contenere le sfuriate avversarie. Arezzo entra negli ultimi due minuti di gioco con 6 lunghezze di vantaggio, ma una super tripla di Cavallaro mette pressione agli amaranti. Dalla lunetta l'Arezzo è precisa con Iannelli e Toia, dall'altra parte replica Sestri che segna liberi che lo portano a un punto di distanza con 8 secondi da giocare. Rossi segna libero, ma i padroni di casa non riescono in 8 secondi a trovare la via del canestro, sbagliando il tiro che avrebbe portato le squadre al supplementare. L'AMNBC Servizi si aggiudica così la prima battaglia di questo campionato di Serie B. Partita giocata, approcciata molto bene, poi abbiamo preso vantaggio, penso, nell'arco dei 40 minuti almeno 10 volte di 5-6 punti, e sistematicamente facciamo errori che li riportano in partita. Siamo stati bravissimi a non mollare mai, perché alla fine loro è un gruppo che gioca insieme da diverso tempo e in questo campo non è facile. Alla fine ci è andata molto bene negli episodi finali, li abbiamo portato a casa. È un primo passo, ma se vogliamo salire un attimo di livello dobbiamo rifare questi errori banali che ci compromettono poi nell'arco dei 40 minuti il risultato. Domenica prossima, primo appuntamento al Palasport Estra. L'AMNBC Servizi ospiterà alle 18 il CLS Quarrata, che nella prima giornata ha battuto Castel Fiorentino.